Quindi questo primo intervento che facciamo come progetto mappa è per raccontare i risultati del sondaggio che abbiamo fatto questo inverno, perché gli archeologi italiani, e non solo gli archeologi, ma anche tutti coloro che lavorano a contatto con gli archeologi o con il mondo dell'archeologia in Italia, cosa ne pensava dell'open data. L'abbiamo fatto indirizzandoci esclusivamente al pubblico italiano con una campagna, diciamo, mediatica che forse avete imparato seguito sui social network e su internet, quindi è stato fatto tutto online, e l'abbiamo fatto perché l'anno scorso, proprio esattamente un anno fa, ne abbiamo presentato qui il nodo, cioè il nostro archivio Open Data, e siamo passati tutti pazzi. Allora ci siamo detti, ma siamo noi gli unici anormali di questo paese che vogliono andare a archeologi aperti, oppure in realtà c'è qualcun altro oltre noi in Italia che sperca questo accade. Però non è detto, la risposta non era ascoltata. Allora abbiamo chiesto una partecipazione che è risultata essere importante, perché comunque nel giro di soli due mesi abbiamo ricevuto 650 risposte valide. Questa era un po' una domanda chiave, ma metà del nostro sondaggio era: secondo te gli open data sono il futuro della ricerca archeologica? Data schiacciante, quindi il 90% con le varie sfumature comunque concorda questa affermazione, e riconosce l'utilità, poi quella che ormai assodata, ci ha spiegato esattamente il primo Giulio, no? Di quanto poi i dati siano per la ricerca, ma anche per i lavoratori autonomi e per la conservazione del patrimonio, quindi uno strumento di lavoro per tutte le categorie dell'archeologia, forse un po' meno dai dati che abbiamo come gestionando, cioè è uno strumento con cui si lavora, è uno strumento che meno viene visto, per quanto sempre i dati siano oltre la metà, è uno strumento che possa essere utile a ottimizzare la gestione del Ministero degli Beni Culturali e dei suoi costi. Solo un terzo al momento conosce l'archivio di data e lo utilizza nel proprio lavoro, quindi riusa dati aperti. Oltretutto di questo terzo, un altro terzo, vedete, il dato 27%, utilizza quei dati per fare comparazioni, quindi confronti soprattutto di materiali, principalmente materiali ceramici. Il che vuol dire che forse, secondo noi, il dato aperto non è stato ancora compreso totalmente nella sua importanza, cioè viene utilizzato un po' come si usano i libri, si fanno dei confronti. In realtà il dato aperto ha delle potenzialità enormi, non sempre si può prendere perché è importante utilizzare. Siamo ancora molto variatori, e questo ovviamente è confermato anche da quello che viviamo quotidianamente, le scelte politiche che sono state fatte. Siamo agli inizi in Italia, è una materia abbastanza ancora sconosciuta. Abbiamo infine chiesto ovviamente se era, secondo il campione, opportuno, necessario spiegare la creazione di un archivio italiano di dati aperti. Il dato, vedete, è schiacciante, il 93%. Nonostante il dato schiacciante, abbondantemente un terzo dice che c'è qualche rischio a fare questo. Quindi, lo vogliamo, però rimaniamo ancora un pochino titubanti in qualche modo.
I rischi principali, i tre rischi che abbiamo tenuto fuori, sono legati alla conservazione del patrimonio, quindi già ieri si era accennato qualcosa sul rischio che dare posizionamenti in forma troppo informazione sul patrimonio spoglio poi il problema del inventario. Una differenza tra colleghi, cioè c'è, e questo è stato anche una delle cose che ha lanciato il maggior numero di commenti, cioè il fatto che comunque si pensa che pubblico negli altri poi qualcuno viene di Roma, insomma, ecco, cioè un po' di questa idea, e un'inaffidabilità del dato pubblicato. Il dato grezzo lasciato sulla rete non è un dato ancora validato, ancora attribuibile. In realtà la posizione che noi assumiamo di senso e la mostriamo subito dopo questo intervento è quello proprio di dire è la rete stessa, cioè gli utenti stessi e più siamo e più questo fattore renderà forza che darà validità a questi dati, l'utilizzo di questi dati diventa validi, perché un buon dato sicuramente verrà riutilizzato più volte e potrà produrre nuovi ulteriori dati. Allora, illustriamo invece subito quello che è il modo, entriamo nel cuore della missione e soprattutto nella soluzione che proponiamo noi, il progetto MAPA. Non è detto che sia la soluzione migliore, che non abbia grosse pecche, però l'unica cosa che diciamo è l'unica per ora. Quindi è quella che c'è a livello nazionale e della industria. Abbiamo presentato una versione beta un anno fa. Da quel momento fino ad oggi crediamo che le cose in Italia, in Europa, fortunatamente in Italia sono molto cambiate, abbiamo visto cambiare l'atteggiamento rispetto all'obbligata anche nel mondo delle archeologie, soprattutto negli ultimi 6 mesi, con alcune prese di posizione sia legislative che politiche e culturali da parte del Ministero. Quindi la strada sembra essere un pochino meno in salita. La particolarità del MOD. Il MOD ha l'obiettivo di raccogliere i dati grezzi delle archeologie italiane, cioè mettere insieme non solo un accesso open access, come può essere per esempio tutti i report, abbiamo visto 12.000 report di fast online, ma avere invece un repository di quelle che sono le informazioni primarie, quelle stesse informazioni che e ci possono aiutare a verificare poi le interpretazioni o le valutazioni che vengono fuori dai dati. Quando parliamo di interrogato per l'archeologia, cosa intendiamo? Quindi intendiamo proprio la base, tutta la documentazione che si produce durante l'intervento archeologico, qualsiasi esso sia. Schede diverse, schede di materiali, fotometrie, sezioni, fotografie, diagrammi, quantificazioni, sapete meglio di me quali sono tutte queste categorie. Perché? Ci sembra veramente importante che si faccia questo passo avanti. Questa slide è sorpassata da tutto quello che ci ha spiegato Gianina Richards, quindi non la sto sicuramente a raccontare perché lui ci ha spiegato molto bene e molto meglio ovviamente di me quali sono le potenzialità e le grosse possibilità che possono dare le comunità nell'archeologia. Addirittura la DS ci dimostra come c'è un risultato economico, cioè come un investimento in questo settore permette un guadagno in questo settore. Quindi passiamo subito a come è organizzato l'archivio. L'archivio è organizzato per interventi, cioè per archivi che corrispondono a singoli interventi di scavo e non solo, possono essere valutazioni, connessioni, assistenze, un'indagine archeologica. Ogni archivio è suddiviso in 3 parti. Una parte introduttiva, dove c'è una breve descrizione, ci sono dei riferimenti anagrafici principali dell'intervento. Una parte
particolare legata alla letteratura grigia, che abbiamo chiamato genericamente relazioni, ma che comprende appunto tutto quello che è la parte scritta e tutto quello che si intende in generale per letteratura grigia. E poi ci sono i dataset, e lì ci sono i dati primari, che possono essere in vari formati. Alle due sezioni principali, quindi il dataset e le relazioni, sono attribuiti i droni, che quindi registrano e attribuiscono, perché il droni dà un'attribuzione a un nome o a più nomi, quel tipo di documento. Lo vediamo direttamente così. Questa è la pagina di accesso al mod. Il mod non ha password, non ha login, non richiede la registrazione, è libero, ci può accedere chiunque accettando determinate condizioni. Quindi c'è questa frase che dice: l'accesso all'applicazione presuppone l'accettazione delle condizioni di servizio e delle discrete. Ovviamente, e qui non entro in merito perché la costruzione di me vi spiegherà cosa abbiamo fatto dal punto di vista legale, che è stato veramente una grossa parte del lavoro di quest'anno. La struttura, se la vedete e avete visto l'anno scorso, non è cambiata. La grossa differenza, la grossa aggiunta è stato questo lavoro fatto su la legislazione e fatto insieme alla sovrintendenza toscana e alla direzione regionale toscana, proprio a un tavolo. Ci siamo confrontati punto a punto, abbiamo fatto delle proposte, sono state discusse e poi abbiamo tirato fuori dei documenti condivisi che sono quelli che trovate pubblicati. Quindi per accedere basta accettare quelle che sono le condizioni di utilizzo. Una volta che si accede all'archivio, come dicevo, gli archivi, l'archivio generale è suddiviso in archivi, ad oggi ne trovate 85, ma stiamo continuando a caricare. Il grosso degli interventi sono quelli che la Superintendenza di Beni Archeologici della Toscana ci ha portato a pubblicare per la città di Pisa, quindi ne troverete molti, ma proprio a nome Superintendenza, perché sono gli interventi eseguiti dai funzionari della Superintendenza. Ne troverete diversi a nome di liberi professionisti che invece hanno consentito di inserire i propri dati nel mod attraverso una modalità di pubblicazione che risponde alla domanda di prima, ora vi illustriamo, e poi troverete il nostro corpus mentre di 21 interventi sulla città di Grosseto che sono stati inseriti da Carlo Schiller per la sua equip di ricerca, quindi su tutti gli interventi del centro storico di Grosseto. Ogni archivio, andiamo in uno, questa è la grafica dei sondaggi, è come vi dicevo diviso per una parte introduttiva, la licenza in questo caso come vedete con quella rilasciata non ci si va, ma a ogni autore è data la possibilità di scegliere tra una Creative Commons by o una Creative Commons by Share Alike. La sezione della relazione dà la possibilità di scaricare la relazione, in questo caso la PDF. La parte dataset contiene tutti i documenti che sono stati caricati, in questo caso l'elenco di OS, le schede OS, i reperti, le fotografie dei reperti, le tavole dell'applicazione, le sezioni e quant'altro. Ci sono indicati i ruoli di attribuzione. Come vedete c'è una modalità di citazione di questi materiali, cioè di questi archivi. Il seguente dataset deve essere citato, in questo caso anche in termini di parola. Questa è una vera e propria pubblicazione, così l'abbiamo considerata. Quindi c'è un'attribuzione degli autori, che sono coloro che hanno firmato questi documenti e che
rilasciano i loro dati, in questo caso chiedendo solo la prevenzione. Quindi chiunque vuole utilizzare, riutilizzare, modificare anche a fini commerciali questi dati lo può fare citando come si fa una qualsiasi altra fonte. Prima di lasciare la parola a Marco, vi introduco per questa sezione che è come pubblicare nel Moodle. Qui si è specificata la possibilità di inserire qualsiasi dato all'interno di questo archivio. Non entro ancora nel dettaglio, ma magari ci sarà modo di discuterne. L'idea nostra, l'abbiamo detto più volte, è questa. Questo archivio c'è, ripetiamo, magari va migliorato, ci saranno sicuramente dei posti in cui confrontarsi, cambiare, eccetera, ma proviamo a usarlo. Cominciamo a inserirci dentro le banche dati, facciamolo un po' tutti, è a disposizione di tutti. Questo è un prodotto pubblico, pagato interamente da soldi pubblici, quindi è di tutti. Come tale, sfruttiamolo, che abbiamo pagato. Cerchiamo di capire effettivamente quali sono le potenzialità per la nostra comunità, per l'Unione Nazionale, per uno strumento del genere. Finché non ci sono gli altri dentro, questo non è possibile. Perché finché non ci sono i dati, non si può capire quali sono le regole, quali sono le cose che vanno migliorate. E in questo senso c'è un'apertura da parte del Ministero, ripeto, questi documenti sono stati fatti insieme alla sovrintendenza e alla direzione regionale, quindi se all'inizio resta un pochino ostica, perché dovremmo dire anche tutti, però il primo approccio pensiamo che si possa fare in questa direzione. Quindi è un contenitore aperto a tutti, a tutte le categorie e a qualsiasi tipo di dato, cioè ovviamente la partecipazione, no? L'inserimento è volontario, perché non c'è come invece la presentazione in inglese già avanti, ti dice depositano tutto lì, poi abbiamo l'obbligo solo negli archivi cartacei di questa intendenza, non c'è altro qua. Però non è obbligatorio che devo mettere tutto, no? Cioè se ciò un intervento che ho fatto, c'è una parte pronta, ci ho scelti i dati, non ho tempo di vedere, metto quello che ho e lo metto così come ce l'ho. Non siamo nessuno, secondo me, deve essere più giudicato. Facciamo che così vada, questo è nessuno. Ci ritroviamo tra un anno e vediamo cosa è successo. Però partiamo. Allora, lascio la parola a Marco, che così illustra meglio tutto il lavoro che invece è stato fatto dal punto di vista legale. Il mio compito è stato quello di analizzare i documenti, i contenuti, gli elaborati presenti che si è scelto di inserire nel Moodle e valutare la legittimità dell'attività di diffusione, di caricamento e di diffusione di questi contenuti attraverso il Moodle. Primo problema è la diversità degli oggetti, dal mio punto di vista, dal punto di vista, diciamo, delle critiche, dell'analisi giuridica, dei contenuti presenti nel mondo. Nel mondo c'è letteratura grigia, usano i termini di categoria che probabilmente su questo sono familiari, c'è documentazione compilativa, ci sono quelle comunicazioni che hanno delle particolarità loro proprie, per esempio il fatto che a volte non provengono dall'autore l'intervento dell'archeologo professionista, ma provengono dall'amministrazione. Poi c'è documentazione grafica e c'è documentazione fotografica. Allora, ho analizzato il problema alla luce di diversi set normativi, diversi corpus di regole. Innanzitutto alla luce della legge sul diritto d'autore e sugli altri diritti connessi, in inglese copyright and labor rights, perché nella legge sul diritto d'autore sta sì il diritto d'autore, il diritto sull'opera dell'ingegno di carattere creativo, ma ci sono anche altri diritti, alcuni dei quali in particolare andavano analizzati, perché a livello in astratto,
ma in concreto configura come una possibile interferenza con l'attività di comunicazione degli lavoratori. Quindi sicuramente si deve tenere conto del diritto d'autore, ma poi è opportuno tenere presente che oltre al diritto d'autore c'è il diritto cosiddetto sui generis del costituttore di banca di dati, previsto dall'articolo 112 seguenti della legge sul diritto d'autore, che si applica anche a banca di dati che non ha carattere creativo. E poi c'è il diritto sulle semplici fotografie, le fotografie, anche quando non sono le foto di computer, che sicuramente un'opera creativa, ma sono le foto che faccio io fra voi nel corso di un intervento archeologico, possono essere tutelate alla luce di questo diritto particolare, il diritto connesso si chiama, previsto dall'articolo 83 dell'87 92 previsto dall'autore. Quindi i diversi oggetti, valutazione sintetica, noi vedremo la soluzione adottata, è difficile escludere che le diverse categorie di oggetto presenti nel MOD possano essere oggetto di una dell'uno dell'altra forma di tutela previste dalla legge sul diritto d'autore. Altri problemi che abbiamo analizzato è il problema della soglia, quando è che c'è veramente opera creativa, comunque opera tutelata con altro diritto connesso, e la risposta è possibile determinarlo in generale, comunque marcare una linea netta. La metafora della bandiera, nel diritto ci sono cose chiare, chiaramente sì, cose chiaramente no. Il problema della determinazione della natura creativa di un oggetto, di un lavorato, è quello nel quale a volte si deve rispondere forse sì, forse no. L'altro problema è chi è l'autore dal punto di vista della legge sul diritto d'autore. Questo è il problema che è la risposta più semplice, perché l'autore è chi realizza l'opera, colui il quale apporta il proprio ingegno per realizzare l'opera dell'ingegno di carattere creativo, la testa attraverso la quale passa la cosa che si fa. Chi è titolare dei diritti? Normalmente il default del titolare dei diritti è l'autore. Ci sono condizioni nelle quali i diritti possono essere trasferiti dall'autore ad un terzo. La soluzione più semplice, la soluzione che raccoglie il massimo risultato, comunque passa dal punto che è in grado di valutare se effettivamente c'è la disponibilità del diritto e chiedere all'autore dei lavorati una liberatoria, l'autorizzazione a inserire i dati nel modo e diffonderli attraverso il modo. Soluzione adottata, liberatoria, autorizzazione ai sensi della legge sul diritto d'autore da parte dell'autore. Allora, la licenza scelta e la pubblicazione degli lavorati, c'è stato un caso che è stata o la licenza di produzione o la licenza di produzione con il lo stesso modo, quindi non aggiungo nulla. Aggiungo solo questo, che le licenze di sono compatibili con il diritto di produzione previsto dal codice di pubblicità, perché le licenze di commons licenziano per il modo in cui sono formulate esclusivamente i diritti d'autore e eventualmente altri diritti previsti dal codice di pubblicità, ma non il diritto previsto per l'ente custode nel codice. Quindi c'è perfetta compatibilità, il contenuto si può utilizzare, ai sensi della licenza di commons, fermo il diritto in particolare nostro italiano previsto dal codice di pubblicità. Ecco, oltre a questo abbiamo, come già è stato detto, proceduto a un raffinamento delle condizioni di servizio e di disciplina presente sul sito. Stato sollevato il problema. Questo è il quadro normativo, così come abbiamo
coesistenza di diversi in capo alle sovrintendenze è un problema molto scivoloso, nel senso che di sicuro quella facoltà di cui si parla non è prevista in questi sette momenti. Allora, la domanda è: sicuramente le sovrintendenze potrebbero proibire la comunicazione dei dati, ma infatti nel quadro del lavoro fatto nel progetto con riferimento a Pisa si è proceduto a selezionare alcuni contenuti su cui è stata richiesta la non pubblicazione degli stessi contenuti, ma altrimenti direi che il vento che soffia in Italia in questo momento è quello della migrazione di dati, che è in corso un tavolo di lavoro al Ministero che muove nella direzione della migrazione di dati e mi aspetto che nei lavori in corso del Ministero avremo anche degli aiuti rispetto al modo di gestire la riserva dell'attività di scavo prevista dall'articolo 38 che a mio parere con difficoltà può spingersi fino al punto di vietare la pubblicazione dei dati. Credo che avremo questo un quadro molto più sereno di quale ci sarebbe domande sulla disposizione. Buonasera. Io sono Andrea Comunicazione, per insegnare sulla struttura informatica della gestione del dato mappa. La gestione è uno strumento che il progetto ha deciso di utilizzare per la diffusione della componente geografica dei risultati dei dati del progetto. Si tratta di uno strumento che è stato a stretto contatto con il laboratorio mappa per questi due anni. E ha ricevuto un flusso continuo di dati da parte del laboratorio. Dal punto di vista informatico, strettamente informatico, si tratta di una combinazione di componenti software, aggiornamento open source, quindi la piattaforma non prevede l'utilizzo di software commerciale. A partire dal sistema operativo Linux server, dal server, dal database, dal motore logistico. Si basterà dati georeferenziati in vari formati, una parte del laboratorio ha licenze commerciali di SPSS, quindi c'è stata una non solo conversione dei dati, ma anche un'organizzazione del database appunto recepire le esigenze del progetto e dell'interrogazione tra le logiste di questi dati, la share file, l'intera database, la data camp, grid e a dati non già differenziati. Quindi tutto è diventato un grande contenitore di dati di molta eterogenea di loro. Dal punto di vista di cartografia di base, di ortofoto e base catastale, invece è stato usato il servizio della regione toscana, il web service, GeoSpot, che proprio un paio di settimane fa è stato rivisto, o sarà rivisto a breve, con la notizia recente che la regione toscana diffonderà, sta diffondendo con una licenza aperta tutti gli altri cartografici, quindi saranno aperti sul loro sito. Quindi una parte di dati del progetto mappa sono in locale, mentre la parte di base cartografica appunto risiede sui server della regione. I dati sono stati correttati da metadati secondo le direttive SPIDE, anche se, e qui si dovrebbe aprire una parentesi molto, molto ampia, non facciamo. Anche se la direttiva SPIDE prevede che i dati siano di carattere ambientale e negli annex di SPIRE non è previsto il dato culturale o patologico, e quindi questa è una cosa che sicuramente dovrà essere in qualche modo recepita
in seguito. Comunque si tratta di compatibilissimo con le standard, una giusta fascia non solo, insomma. La sicurezza sui dati, le regole di strada generalmente erano sistemi di utenti devices, quindi diciamo che l'apertura, se funziona di serie di questo esterno, generalmente comporta di mani di sicurezza. Però si è lavorato un po' per creare una specie di linea di che permettesse una sicurezza perimetrale, anche perché questo OGIS, il server OGIS, è fisicamente collegato alla laboratorio mappa, quindi chiaramente per un discorso di sicurezza anche delle macchine interne, delle altre locali, sarà necessario creare un firewall. Così come forte è stata l'esigenza di creare delle strategie di backup di disaster recovery adeguate ai contenuti che si sono andati a gestire. Chiudo con questa nota, diciamo che per esperienza diretta e lavorativa, insomma, questo tipo di applicazioni ha un rischio elevato che è quello dell'obsolescenza. Della, chiamiamola così, per usare il termine grosso, anomalia contenutistica, nel senso che se queste applicazioni non vengono aggiornate e non vengono alimentate con nuovi dati, sono sicuramente soggette a non essere più utilizzate. Dal punto di vista tecnico, si può dire che la scelta della piattaforma open source e la scelta della virtualizzazione server per maturarsi in questo settore garantisce una portabilità hardware e software molto elevata. Ma soprattutto è importante notare come sin dall'inizio l'applicazione deve essere progettato per poter poi essere alimentato, aperto verso l'esterno e in qualche modo poter garantire un approccio partecipativo da parte di tutti nell'insegnamento dei dati. Quindi passo la parola a Gabriele per la descrizione dei contenuti, la hype del OGIS. Grazie. Allora, sarò brevissimo perché chiunque voglia vedere poi più nel dettaglio, può consultare il computer che è qua fuori dove è già aperta la pagina all'OGIS, e anche accanto la pagina al nodo, quindi il nodo di Gattesi come il e noi abbiamo inserito tutti gli interventi archeologici su Pisa, dove è stato possibile abbiamo anche georeferenziato e cartografato ad esempio le strutture dove erano pubblicate, come nel caso delle strutture ritrovate ad esempio in Piazza degli Angoli, le sepolture che sono state ritrovate, ma per non fermarci ai dati archeologici abbiamo inserito anche i dati provenienti dalle fotografie aeree, ritrovati, tutti cartografati. L'analisi completa degli elevati in maniera sintetica, quindi tutti i corpi fatti che complessi architettonici dell'area urbana e in alcuni casi tutti corredati da immagini, in alcuni casi, diciamo casi studio, alla scheda è collegata anche un'immagine pericolizzata. Con la lettura sintetica, nel caso della prima spiegata chiaramente, con la lettura sintetica dei corpi di fabbrica. Per essere è possibile comunque riuscire a stampare tutte le schede presenti e anche diciamo, esportare cartografie già georeferenziate che sono presenti. E all'interno comunque sono presenti anche la cartografia storica territorializzata e anche tutte le cartografie geologiche e geografiche.